Ed eccoci qua, cari amici, appassionati qua di Movimento Terra, qua il tour delle cave con gli amici Gigetto ed Emiliano sta continuando. Sono in compagnia anche di Filippo, che l'ho perso, perché giustamente qua c'è materiale da fotografare. E niente ragazzi, qua siamo davanti a un 330-36, eccolo qua, bellissimo. E niente, qua vedete il bravo Gigetto, è un 330-36 questo? Sì, eccolo qua, 330-36 Magirus. Per cui amici del Movimento Terra, insomma, ce lo andiamo a gustare. Qua ci hanno detto che è inceppato, qua il motore c'ha qualche problemino, o no Emiliano? Eh sì, come possiamo vedere ormai questo Magirus è passato, come si dice, a pezzi di ricambio, è un peccato, no? Magirus. È un peccato, perché un Magirus è raffreddata aria ancora particolare, con sulla cabina letto che è ancora più particolare. Pazzesco. È pazzesco, sì. Adesso vi facciamo vedere poi adesso qua il tutto. Eccolo qua. Bellissimo questo Magirus. Eccolo qua, ogni tanto qua col sole i colori vanno e vengono. Eccolo qua, adesso cerchiamo di mantenere qua il suo colore originale. Eccolo qua, questo bellissimo Magirus, che vi faccio vedere la pazzia che hanno fatto, insomma, la distruzione di una bellezza con la distruzione estetica. Qua vecchio Emiliano, ci hanno messo sopra la targa. Insomma, veramente la targa sopra il fregio Magirus, pazzesco, eh? E niente, questo qua, come diciamo, appunto il raffreddamento con la ventola qua. Raffreddamento ad aria. Ad aria, non con il radiatore, ma ad aria, pazzesco. Eccolo qua. Il motore Magirus. È il motore Magirus questo. Eccolo qua. Qua c'è la sua etichetta e infatti dice Magirus. Prodotto nell'83. Dell'83 Emiliano, eh? Per cui eccolo qua ragazzi, qua siamo qua con Emiliano Gigetto, come possiamo vedere anche agli interni, vedi Claudio e vedi Marvin, vai tranquillo Marvin, Claudio non è un problema, eccolo qua, fammi ti aiuto, sì, perché qua dotato gli interni anche presentano insomma tracce di usura, di lavoro, però insomma è dotato di brandina anche questo e niente insomma. Poi altro da aggiungere qua Emiliano come particolare? Che beh, come particolare il suo arancio è sempre sì, il suo fascino, colore di punta, il suo arancio del Magirus, i suoi bei cambi qua, il cambio ZF, eccolo qua. E niente insomma, eccolo qua, pigliato anche questo Emiliano, è un peccato veramente che sia. Esatto. Beh, questi è un peccato perché sono ancora più rari dei 330-35, come possiamo aver visto, vedere in questi giorni. E niente, una macchina così. Oh, qua bisogna riprenderli che gli hanno messo sul freso, no? Sulla targa, Basta. Eccolo qua, ragazzi, siamo qua sotto, il Marvin si è accucciato per voi. Eccolo qua. E niente, lo facciamo vedere ancora. Allora Gigetto, lo prendiamo anche questo? Cosa dici? È un po' troppo. Guardate qua, il bravo Gigetto insomma che si è dedicato in questi giorni qua, il Marvin Tour qua, Emiliano? Eh sì, buono. Guarda qua, Gigetto, come vedete qua. Sta visionando anche lui. Sta visionando, eh? La curiosità. Vedi, impara. Eccolo qua, insomma, tracce del tempo ci sono, l'usura c'è. Qualche sgomma sgonfia c'è, cassetto ok e niente insomma, buono guardate qua ragazzi, che si dice Emiliano come puoi vedere, eccolo qua Marvin, cari amici fammi vedere tutto qua, che la cabina si alza, non c'è la famosa pompetta idraulica che alza la cabina, come possiamo vedere da queste maniglie si sgancia qui la cabina e si solleva. Ma dai. E si solleva a mano. Ragazzi, il motore è 10 cilindri, 10 cilindri. 10 cilindri. Dobbiamo cercare di alzare questa cabina. No? Allora, quella è per lo sgancio, prova qua. Allora ci serve una canna, una leva. Guarda qui dentro. Bisogna prendere una leva. Guardate qua, insomma, Emiliano insiste qua in questa cabina, però per noi appassionati.
tutto va bene, tutto fa brodo qua, guardate qua. Ecco ragazzi, ma che spettacolo ragazzi, bravo Emiliano, guarda qua. Guardare 10, guarda. Vai Filippo, vai. Guardate qua, diretta, pazzesca, Bravissimo, bello, guarda qua, motore 10 cilindri, infatti. Guarda. Pazzesco, guarda. Ce la fai Emiliano qua? Tanto andiamo a vedere qua. Andiamo a vedere un po' qua la ripresa. Guardate qua, Filippo sta tenendo. Spettacolo, Il Marvin è qua invece che firma. Guardate qua, bravo Gigetto, è andato a prendere un palo. È pazzesco, guardate qua, la passione. Via, non lo volevo, destra. Guardate qua. Brava. Bello. Guardate qua, l'abbiamo fatta, Guardate qua che diretta pazzesca qua, Emiliano. Ok, lascia. Okay. Eccola qua, guardate qua, 10 cilindri, guardatelo. Raffreddata aria. Raffreddato d'aria. Vieni Marvin, sali qua. Salgo, non è che mi faccio. No, fammi vedere un po' la particolarità, non vorrei farmi male, dai qua. Che no, va bene, ecco. Possiamo vedere anche questi convogliatori del motore, no? Sopra, per far defluire l'aria. No, quello dai. Per farla uscire. Abbiamo già visto qua, ok. Poi dimmi te qualcos'altro qua di particolare. Beh, possiamo vedere che era un biturbo, perché ci sono le due turbine. Insomma, ciao. Buono. Questo è. Dai che abbiamo fatto un bel report. Ragazzi, beh, qua, guardate qua. Colpaccio, sì, adesso sistemi la cabina qua. Eccolo qua. Attenzione qua, Marvi. Attenzione, te l'ho detto, meglio non salire qua. E niente ragazzi, vi ho fatto vedere qua la cabina sollevata da Gigetto Emiliano qua. Eccolo qua. Spettacolo ragazzi, questi sono un po' le tracce di Marvin Tour, le emozioni. È un po' questo il Marvin che piace. Non saranno pezzi pregiati, non saranno pezzi rari, però insomma anche queste dirette non scherzano, Non scherzano. Ragazzi, con questo il vecchio Marvin vi saluta. Saluti qua da Emiliano Gigetto. Spettacolo. Adesso Emiliano aspetta che facciamo una foto anche a queste, alla cabina sollevata. E niente, un saluto a tutti gli amici del Movimento Terra, a tutti i piccoli amici, Mattia, Francesco, Edoardo, Simone, Giordano, tutti quelli che mi stanno scrivendo. Eccolo qua, ragazzi, saluti da Emiliano Gigetto. Ciao ragazzi! Il Marvin Tour continua. Ciao a tutti, spettacolo!